pari di rigore 1-1 al Fadini nel primo round della semifinale di Coppa Italia di Serie D tra Giulianova e Messina. Risultato giusto, che è la media ponderata tra la buona gestione di gara della prima ora del Messina e la reazione rabbiosa giugliese dopo lo svantaggio. Nel Giulianova sono fuori causa per infortunio il bomber di Paolo e Balducci e lo squalificato Torelli. Bolzan conferma Napolano davanti alla difesa, Gori e Lennart ai suoi fianchi, trio d'attacco Fazzini, Barlafante e Tozzi Borsoi. Nel Messina, oltre a Janz e Mancuso, non convocati, forfè dell'ultima ora per Dascoli e Marzullo, colpiti da un attacco influenzale. Bella la cornice di pubblico, tanti tifosi giugliesi rispondono all'appello della società per l'evento serale, una cinquantina di tifosi accorsi da Messina. Non proprio tenera l'accoglienza dei tifosi di casa nei confronti del tecnico peloritano Oberdan Biagioni, ex della partita a Giulianova per 2 stagioni e mezza, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Squadre contratte, ritmo blando nei primi minuti, prova a fare la partita ma con poco costrutto il Messina, che propone un centrocampista, Cocimano, come centravanti. Arcidiacono e Catalano provano a inventare dalle fasce ma trovano un Giulianova attento in fase difensiva. Così la prima palla gol a metà tempo è firmata Napolano, ma l'estremo peloritano Lorenzon fa capire che è in gran serata. La risposta del Messina è affidata alla punizione di Catalano al 26esimo. La squadra di Biagioni sale di livello nel finale di primo tempo con alcune incursioni sulle fasce. Da una di queste nasce un'altra punizione sulla quale ancora Catalano impegna più severamente Pagliarini. Nel secondo tempo il Messina continua a menare le danze fino al decimo, quando il traversone di Arcidiacono finisce sul braccio di Del Grosso per centri di Viterbo e calcio di rigore, e lo stesso Arcidiacono trasforma per il vantaggio del Messina. Da questo momento inizia un'altra partita, il Giulianova inizia a spingere a testa bassa, il Messina si siede e deve ringraziare la buona sorte. Palo esterno di Napolano sul calcio piazzato al 18esimo e le parate del brasiliano Lorenzon in stato di grazia. 21esimo, altra punizione di Napolano velenosa, e dopo un batti e ribatti Lorenzon blocca a terra il rasoterra del neoentrato Antonelli. Al 23esimo anche Ferrini testa la bravura del portiere del Messina. Il Giulianova non si abbatte e continua ad attaccare in maniera furiosa, spinto dal pubblico del Fadini e dall'ottima regia di Napolano. Al 31esimo, sugli sviluppi di un corner, si supera ancora Lorenzon su una deviazione da corta distanza. Il meritato pareggio arriva al 35esimo. Centi di Viterbo punisce la strattonata di Ferrante su Tozzi Borsoi. Lo stesso centravanti dagli 11 metri è impeccabile. Stavolta nulla da fare per Lorenzon. È l'ultima emozione per una gara d'andata che lascia i giochi aperti per la qualificazione che si deciderà allo stadio Franco Scoglio il prossimo 3 aprile, ma per il Giulianova è una prestazione ben augurante per il campionato. Con questo carattere e pubblico la salvezza non può sfuggire. Mister, un secondo tempo, soprattutto dopo il vantaggio del Messina, giocato davvero bene da Giulianova, con tanta rabbia, e un pareggio che forse sta anche stretto. Allora, il passo avanti più importante che abbiamo fatto oggi è che una delle poche volte che la squadra non si appiattisce dopo che subisce gol, che era su quello che stiamo lavorando di più, perché questa squadra sistematicamente ogni volta che prende gol, non so per cosa, ma si appiattisce, smette di giocare. Invece oggi sono contento, ci ho lavorato tanto, ho fatto vedere tanti video, gli ho fatto vedere quello che loro potevano fare, però ci devono credere, non giocare da squadra. Non sono d'accordo che abbiamo fatto 30 minuti di buon gioco. Secondo me il primo tempo, tutto quello che ha creato la squadra avversaria sono stati errori individuali di palleggio, che ci può stare, che il campo non ti permette di giocare, però lo hanno provato a giocare sempre, quindi è normale che, per come avevamo preparato la partita, sapevamo che il primo tempo sarebbe stata una partita tattica, una partita attendista da entrambe le squadre. Il secondo tempo è venuto fuori quello che io voglio della gente che pedali forte, che attacchi lo spazio, che si liberano degli spazi, che vengano attaccati forti, quindi sono contento. Mi dispiace perché potevamo fare qualcosa di più a livello di punti, di 3 punti. Mister, partiamo dall'inizio, accoglienza piccante del Fadini. Beh, è normale, non ho fatto bene come giocatore, è giusto che non viene apprezzato, però pazienza, non mi interessa, sto da un'altra parte adesso. È una partita che avete gestito discretamente bene fino al gol di Arcidiacono, poi forse vi siete un po' troppo seduti. Ma penso che per 70 minuti ci sia stata solo una squadra in campo, e quella è la nostra, anche per qualità di gioco, robe e tutto il resto. Però dopo il gol è nostro, ha reagito bene Giulianova, anche se credo che qualche situazione è stata favorita da qualche errore arbitrale, da qualche calcio d'angolo e anche un rigore secondo me inesistente.
Credo che tutta la squadra si sia espressa bene, i singoli li vedete voi con i giornalisti, io vedo l'espressione della squadra che è venuta con personalità in uno stadio che io conoscevo e che ha spinto la propria squadra a una reazione importante, però credo che noi abbiamo fatto una partita degna di essere lodata perché poi siamo arrivati con qualità, con caratteristiche, con personalità, abbiamo preso subito il pallino del gioco in mano e credo che, ripeto, la reazione il Giuliano ci ha avuta, ma l'arbitro secondo me ci ha un po' penalizzato.